filoxenina. Vediamo poi il significato di questo termine. Filoxenina è una guerra di forestiero, è il contrario di xenofobia. Gli antichi greci pensavano che sotto le spoglie di uno straniero, un forestiero poteva sempre nascondersi una divinità, e per questo bisogna anche capire quanto bene uno straniero. Io, come antropologa, fotografa, come ricercatrice, origini barbarese, sono stata invitata a mancare una parte britannica l'anno scorso con una consulenza e alla fine sono rimasta con quasi un anno a fare questo lavoro di ricerca sul campo nel territorio che varia greco di Calabria, e sono venuta proprio per cercare quello che rimaneva di questo antico sentimento dell'antica Grecia, ma io non sentivo sperimentato su mia pelle andando in giro a piedi per questi comuni. Attraverso il cibo, il vino, il racconto. Perché in realtà ci si sente veramente accolti, ci si sente veramente a casa quando si può scambiare la propria storia con quella degli altri. Solo che sentite invece quello della campagna di Pierluigi di Rodi, che suonerà durante la presentazione di questo libro. Noi siamo qui ospiti di un'associazione assolutamente virtuosa, che si chiama Servas, ed è un'associazione cui sottotitolo è Porte Aperte, ed è una cosa che c'entra molto con l'accoglienza. Questo parlerà poi di una persona dell'associazione. E allora, quindi, l'accoglienza, ma come si collega questa tematica con quella che è anche una realtà, cioè una contro realtà, cioè di individualismo estremo che stiamo vivendo nella nostra realtà? Sembra un po' che sia quasi quello pastorale, un po' quel diviato rispetto a una realtà concreta che si vive tutti i giorni, dove si pensa solamente al proprio interesse personale, alla chiusura più dell'apertura verso l'esterno. Sì, questo è una cosa che va un po' in controtendenza, questa idea di parlare di accoglienza in questa forma così arcaica. Però credo che invece sia una cosa da riprendere, da rimettere nel posto di rispetto, proprio all'interno della cultura di questa area della Calabria. Perché è quello che invece di cui si parla molto più spesso, che neanche citerò, ma comunque le malattie di questa terra vengono naturalmente messe su piedistallo. Ma noi stessi che siamo di qua dobbiamo, come dire, valorizzare questo altro aspetto, soprattutto per qualche gesto molto antico, arcaico, che ci ricollega a qualcosa di trascendente e che magari nella quotidianità non viene valorizzato. Sono i gesti dei nostri anziani che io sono andata a ricercare, perché riguardano una realtà trascendente. Se ritroviamo questo collegamento, penso che possa far bene proprio nella modernità, e forse potremmo avere l'occasione unica di saltare quello che non va del nostro progresso e di passare, come dire, dall'arcaico al futuro, senza dover per forza passare dal degrado, dall'abbandono, dal cemento, dalla distruzione del nostro. Se noi andiamo a riprendere quei valori, perché noi parliamo estremamente moderni, per esempio c'era la notte di giustizia, appunto veniva riciclata, non so, la differenziata, tutte queste cose, ma come vi raccontano le persone che studiano appunto la cultura greca di Calabria, sia la lingua che le tradizioni, mi raccontano che lo studiano per un legnetto, perché tutto veniva riciclato, veniva reinserito in un ciclo naturale. E così altri gesti come quello appunto della panificazione con la croce, con il pane messo sotto le coperte, che per cui si adatta appunto nella zona del pane di Cipesta. Questo è un gesto molto antico che ricollega appunto
specifico se vuole avere che cosa ha formato quel processo di democratizzazione, di convivialità che è stato aperto in questa fase storica, si è aperta con la civiltà greca, appunto. Cosa ci ha portati alla triste realtà odierna? Passato solo con la sofferenza e la mancanza, e quindi in qualche modo per superare questo.
usato il termine chiave di tutte le forme di associazionismo, ma non c'è la cultura, perché è l'unico linguaggio che si può parlare in un modo universale, un linguaggio che può salvare anche l'umanità da questo isolamento, questo momento. In che termini, in che modalità voi vi adoperate per diffondere la cultura? Thank you.
questi cicli di incontro, due, ma anche quello di stasera sarà molto interessante. Noi ci troviamo nell'area grecanica della Calabria, come avevamo detto ieri, che è molto conosciuta anche proprio per un qualcosa che è legato anche a da quest'area, che è il principio dell'ospitalità. Stasera ci sarà, che qua vicino a me, Patrizia Giancotti, che ha fatto questo meraviglioso lavoro che si chiama Filoxenia, l'amore per lo straniero, per gli altri, è il contrario di xenofobia. Mi sono un attimo emozionato, ma Patrizia, vi presento in due parole, ma potrei stare qua a lungo per raccontarvi di Patrizia. È una bravissima antropologa, conduttrice radio, giornalista, fotografa, ha fatto vari lavori, ha scritto più di 10 libri, più di 50 mostre fotografiche in tutto il mondo, è stata alla Biennale di Venezia e da un bel po' di tempo studia l'area grecanica con occhio di antropologa ma anche di esperta di visual, direi quasi, perché lei è una bravissima fotografa, qui potete apprezzare il suo lavoro con la presentazione che manderà in onda dopo. Che altro dirvi? Direi basta. C'è anche il nostro Pierluigi che l'accompagnerà, che conoscete già, e basta. Quindi buona visione. L'ultima cosa che volevo dire, che è molto importante, è che Filoxenia, oltre ad essere un libro, è stato anche un bellissimo programma radio che è andato in onda su Radio 3, passione che molti nostri soci conoscono e che hanno seguito, e niente, buona visione. Che bello, grazie di avermi invitato a questa cosa, tante persone così belle che si incontrano nella cifra dell'accoglienza, una cosa così controtendenza, fa proprio piacere. Appunto, io sono un'antropologa, sono calabrese, perciò dopo essermi occupata di tanti paesi, di tanti popoli del mondo, del Mato Grosso, di Bahia, del Benin, del Kerala, eccetera, eccetera, ho deciso di lavorare un po' invece su una parte della Calabria che io conoscevo soltanto perché per me, che sono della parte di Catanzaro, era una specie di confine un po' misterioso da attraversare, perché poi si arrivava, c'era la Sicilia. Effettivamente si sente molto, secondo me, questo senso di Finisterre d'Europa, di arrivare in un punto dove tutto finisce e nello stesso tempo tutto ricomincia e sconfina. C'è un senso di sconfinamento, secondo me, qui. E c'è un'energia molto particolare che c'è solo qua. Perché non è un caso che due mari della nostra Italia si scontrino proprio qui davanti. Io quando arrivo a Reggio sento proprio un'ondata di energia, a volte mi si scaricano i telefoni, vanno in tilt le cose, una cosa molto magnetica. Siamo davanti a un aspromonte che arriva a 3.000 e poi a un mare che va sotto 3.000. Cioè, sono delle cose che non credo che esistano in molte altre parti del mondo. È una cosa estremamente forte, che poi è la casa del mito. Senza farla tanto lunga con la mia faccia, adesso io vi invito a fare questo viaggio con me, un viaggio che ho fatto per circa un anno di lavoro qui sul territorio, armata di macchina fotografica e di registratore da campo, come si diceva una volta quando Diego Carpitella e altri antropologi andavano in giro per il mondo a raccogliere queste testimonianze di umanità. E quindi io sono andata, prima l'idea era quella di fare una consulenza antropologica per il GAL, i gruppi di azione locale, per vedere che cosa stava succedendo sul territorio, poi è diventato un libro, poi appunto questo programma che si può ascoltare. Io alla fine vi invito ad andare su una pagina che si chiama proprio Filoxenia, l'accoglienza tra i greci di Calabria, una pagina Facebook, che veramente vi chiedo di visitare, di lasciarmi le vostre così riflessioni. E in questa pagina si trovano anche tutte le puntate che ho fatto per Radio 3 su questo tema, anche se io lavoro su molti altri temi per Radio 3, faccio Passioni e Wikiradio, che sono due programmi abbastanza importanti. Quindi adesso io partirei per questo viaggio e man mano vi racconto le persone che incontriamo sulla strada.
che vanno da professori di greco a bizantinisti, a pastori che sanno accordare le campane delle loro capre, a bambine di 10 anni, a signore di 92 che sono una sorta di biblioteca vivente del posto e sanno cose che ormai noi abbiamo dimenticato. Perciò partirei per questo viaggio, guardate, ho fatto pure il vostro logo con presenta, e partiamo con questa filoxenia. Perciò chiederei di spegnere alla regia, di spegnere le luci e partiamo per la Calabria greca. Ci siamo già, abbiamo i piedi piantati in questo posto meraviglioso che ha delle grandi sorprese da farci. Vedete bene in fallo il video? Sì, in fallo? Grazie. Ecco qua, allora, questi sono dei racconti fotografici, dei racconti visivi e sonori, perché adesso siamo anche per entrare in un esperimento che non è mai stato fatto prima, e cioè l'incontro vulcanico che ci sarà tra l'immagine, il racconto e la musica di Pierluigi che ci porta in questa dimensione diversa. E comincia subito con un fuoco d'artificio che è quello della fiumara di Amendolea. Di nuovo è venuto quel formato strano che non volevo, quindi ormai ce lo teniamo così. Ecco, questo era un momento molto particolare della mia vita, perché le mie figlie andavano a Berlino, improvvisamente ero da sola, credevo di avere un fidanzato, invece non c'era nessuno, mi trovo in una casa grandissima da sola e accolgo questo invito ad andare in questi posti. Questa è la mia ombra, in realtà venivo anche un po' a cercare la mia nuova collocazione nella vita dopo che le figlie diciottenni partono e se ne vanno, perché poi succede, uno dice vabbè che bello i primi 10 minuti, però poi quelle se ne vanno veramente, e quindi io mi sentivo esattamente così, molto contrastata in questa geografia dei contrasti che è quella appunto della fiumara. E allora diciamo che l'invito che io volevo fare alle persone era quello di lasciare questa A106, questa litoranea che io trovo comunque di una bellezza struggente, e magari invece andare verso quelle montagne che di solito si vedono dal mare, quindi fare proprio una rivoluzione copernicana e cominciare invece a guardare il mare dall'alto, quindi lasciare la ferrovia, lasciare... Ma il logo Servas? È rimasto il logo Servas, le foglie non va bene assolutamente. Qualcuno mi può venire a aiutare, tipo sì, quell'angelo sì, custode? Sì. Togliere. No, ma non c'è niente da togliere. No, ma è potrebbe già stata tolta. Sotto. Qualcuno viene a aiutare? No, anche il formato dovrebbe essere quello più lungo, non lo so. Vabbè, fa il formato 16 minuti. Il formato dipende dalle foto. Certo, certo. Ecco, dopo la domanda diapositiva. Scusate, ma qui se no partiamo male. Più sopra, scusa. Più sopra. Ecco. Partiamo da questa. Dalla corrente. Ok, allora vediamo se si vede ancora. Vede? No. Ok, allora ripartiamo. Filoxenia, ecco. Filoxenia, come diceva, è il contrario di xenofobia. L'amore per il forestiero, così come lo intendevano gli antichi greci, che pensavano sempre che se arriva qualcuno che noi non conosciamo affatto, dobbiamo trattarlo bene, perché sotto questi abiti potrebbe esserci sempre un Dio che noi non conosciamo. Proprio per il fatto di non conoscerlo deve essere trattato meglio di qualcuno che conosciamo. Non è? E questa è una cosa che ci appartiene, che è una cosa che viene dall'antica Grecia, di Ulisse, che si chiedeva: ma da che popolo sarò mai arrivato? Saranno crudeli e non temeranno gli dèi, oppure saranno ospitali? Come se veramente lo spartiacqua tra gli uomini e no fosse proprio l'ospitalità.
E quindi credo che questo sia un valore che possiamo prendere come qualcosa che parte da qua, dalla Magna Grecia, e che possiamo allargare a macchia d'olio come veramente, diciamo, la cifra, il valore più importante di questa epoca. Adesso appare più evidente forse che in passato, perché le persone che arrivano e sono bisognose di questo tipo di comportamento sono sempre di più. E questo è l'Etna che si vede proprio da Bova Marina. E la, diciamo che l'invito, niente da fare, quello rimane. È un mistero assoluto, quindi vi chiedo scusa perché io ci tengo molto, ci ho lavorato dei mesi a questa immagine, ve lo beccate così. E allora l'idea era quella che si può avere un altro punto di vista su questa Calabria, magari andando a cercare questi valori proprio sulle montagne. Quindi invece che guardare le montagne dalla costa, fare il contrario, andare sulle montagne e guardare sotto il mare, guardare quello che si vede da lì, perché da lì praticamente come dei denti di un pettine partono dalla A106, quella strada che vedevamo prima, delle strade che vanno verso l'interno, verso questa polpa antica della Magna Grecia, e ognuna di queste strade porta a un paese, a un uomo che ti racconta la sua storia. Bova, questo ci andrete a vedere, questo che è uno dei luoghi più belli del mondo, questo belvedere sul mondo dove si vede l'Etna e tutte le montagne. Io sono partita da questa città che viene a volte considerata come la capitale culturale della Calabria greca, solo perché da Bova è partito un movimento culturale di valorizzazione di quella lingua che era stata abbandonata da tutti, perché era considerata la lingua dei pastori, la lingua della povertà, la lingua della miseria. Quindi quando si vedevano le prime cose di progresso, tra virgolette, veniva abbandonata quella lingua, veniva tacciata di qualcosa di arretrato, le persone si vergognavano di parlarla. Questa è Bova, che ha quasi 1000 metri d'altezza, appunto a spiovente su questo mare. E lì ho cominciato ad incontrare le prime persone. Vi dicevo prima, sono persone molto diverse tra loro. Ci sono dottori, professionisti, ci sono insegnanti di greco, bizantinisti, ci sono cuoche, pastori. E questo signore che vediamo si chiama Tito Squillaci ed è un grande studioso della lingua greca di Calabria. È un pediatra, è un medico volontario che va in Africa a lottare contro l'Ebola, che va ad accogliere i migranti e che cura con la stessa devozione questa lingua come una entità fragile, così come sono i bambini che lui cura in tutto il mondo. Lui ha fatto una cosa assolutamente rivoluzionaria, e quando è nata la sua prima figlia, credo negli anni, aveva 25 anni questa ragazza, senza neanche avvisare le altre persone, tipo la moglie siciliana eccetera, da quando lei è nata lei ha sempre esclusivamente parlato in greco di Calabria, sia a lei che alle altre due figlie che sono nate. Tuttora lui parla esclusivamente greco di Calabria con queste ragazze, ed era una cosa molto controcorrente, no? Tanto è vero che una persona di famiglia, qui la moglie Nunziella che lo aiuta come volontario in Africa, che insegna qui nelle scuole, una persona di servizio proprio a un certo punto non si è tenuta e gli ha detto: dutturi, di sta lingua non è per voi, non potete parlare questa lingua, non è per voi, perché la considerava una lingua per dei poveri. Sta di fatto che lui ha sempre parlato questa lingua. E adesso Maria Olimpia è una persona che a Cambridge insegna greco di Calabria, fa corsi in inglese sul sito di Cambridge di lingua greca di Calabria, che viene considerata una lingua di studio di estrema importanza per capire tutta l'evoluzione anche del dialetto calabrese. Questa lingua è stata studiata da Gerald Rolfs e altri studiosi eminenti di tutto il mondo, in particolare questo tedesco, di cui domani probabilmente vedrete il museo a Bova, il museo della lingua greca di Calabria. E questo signor Gerald Rolfs era un berlinese che credo negli anni 20 ha scoperto in un campo di prigionia durante la guerra, la prima guerra, delle persone che parlavano greco, e ha chiesto: siete greci? No, siamo calabresi. E da questa cosa lui è rimasto così affascinato che ha passato 60 anni della sua vita a studiare questi dialetti. Voi vedrete la meraviglia di questo museo, di quello che lui ha scoperto.
di modi di dire che sono considerati da pecorari, tra virgolette, che invece si rifanno alla lingua bizantina e sono delle cose di cultura che ci fanno capire che invece questa cultura viene da molto lontano. E così diciamo che questo signor Tito Squillace è stato il mio primo incontro e da lì ho cominciato a immergermi nella così in una realtà che era quella dei pastori, i pastori che hanno una cultura molto profonda, possiamo dire, perché chiamano le capre in centinaia di modi diversi, appunto rifacendosi alla lingua greca. In particolare qui siamo a Bagaladi, che è qui vicino, dove questo pastore che si chiama Mimmo Nucera accorda le campane delle sue capre, in modo che quando escono nella fiumara abbiano un suono armonico, come se si trattasse di un vero e proprio concerto, come se si accordasse un pianoforte a coda. E nel giorno del Venerdì Santo vengono silenziate, perché sono in lutto, e quindi vengono fasciate di stoffa. E invece il sabato e la domenica di Pasqua sono tutte messe alle capre, in modo che solo quel giorno ci sia questo gran concerto di Pasqua che riempie la fiumara e che risuona in tutte le altre valli che a loro volta accordano le campane. Con questa cosa dell'accordatura è una cosa molto antica, c'è ancora, sono pochissimi i pastori che lo fanno, no? E uno di questi io l'ho conosciuto e mi racconta che lui ha abitato anche a Torino, faceva il ferroviere e che però andava sempre a Moncalieri ogni domenica perché c'era il mercato degli animali, lui non resisteva a stare lontano dagli animali, no? Quindi con una nostalgia tremenda andava a vederli questi animali, alla fine ha buttato alle ortiche la sua bellissima divisa da ferroviere ed è tornato a fare il pastore, dove adesso ha una macelleria, ha 300 animali e ha soprattutto questa grande passione per il suono che questi animali fanno, come se fossero proprio degli esecutori, dei musicisti. E un'altra arte è quella dei collari che tengono queste campane appunto che hanno le loro particolarità. Questi collari che sono di legno di gelso, giusto? E vengono piegati in un certo modo, eccetera, sono intagliati secondo dei disegni che sono appunto quelli dell'antica Grecia, che si ritrovano in alcune anfore, in alcuni piatti che sono stati trovati proprio lì intorno a Bova. E poi queste capre si sono a un certo punto impietosite nel vedere una signora che la mattina alle 5 andava nell'ovile e stava magari 4-5 ore accovacciata per fotografarle. E così qualcuna di queste mi ha anche sorriso ed è rimasta così un po' sorniona a vedere questa. Ecco, e il mondo delle capre è un mondo molto vicino al mondo del sacro, si sente qualcosa di veramente antico. Non è un caso che Zeus, il giovane Zeus, scappando dal padre, fosse poi allevato da una capra e per ricompensarla ha creato da un suo corno la cornucopia dell'abbondanza e addirittura l'ha poi gettata nella costellazione del Capricorno che sovrasta il cielo. È un animale molto particolare e non è un caso che abbiano queste pupille che guardano a 360 gradi, noi guardiamo a 180, capito? Quindi hanno vaste, molto ampie vedute, altro che capre, sono di ampie vedute le capre e questa cosa di essere di ampie vedute le fa stare in bilico sulle montagne, su questa cosa, su un albero. A un certo punto è stato inevitabile, il pastore ha detto: io a quella persona che non nominerò, che crede di insultare dicendo capra, no, ma non nominiamo, io lo farei stare, dice il pastore, 15 giorni senza mangiare e poi gli porterei del latte di capra e lui si metterebbe in ginocchio e capirebbe cos'è la capra è la vita. E questa è una cosa molto antica, sempre questa persona che mi dice: i giorni del pastore sono tutti diversi, non sono come quelli dell'ufficio con i fogli, il computer, perché è la natura che ci dice ogni giorno qualcosa di diverso. E lui ha lasciato appunto la città per questo, perché voleva ascoltarlo quel messaggio. E allora vediamo che cosa ci arriva, eccolo qua, è lui, Mimmo Nucera, che se ne va con il suo gregge. Questa è la fiumara bianca, abbacinante, uno dei luoghi più incredibili di questi, di
queste lande. Questo è il ragazzo Pasquale Romeo, è tutto verde, sono veramente desolata, volevo fare delle prove, fare qualcos'altro, vi chiedo veramente scusa perché io lo vedo qui ed è completamente diverso. Comunque, come dire, godetevi il racconto, le fotografie sono diverse, non sono così verdi. E allora vi dicevo di questo ragazzo di prima, che è uno dei protagonisti di questo film, che forse qualcuno ha visto, si chiama Anime Nere, dove appunto si parla di questa Calabria di 'ndrangheta, di cose tremende, eccetera. E lui era il pastore che pascolava sulla spiaggia, e adesso ha lasciato quel mondo del tappeto rosso, è tornato e si è comprato il gregge più grande e sta lì a cova a pascolare le sue capre, sembra una specie di divinità, dai piedi alati si butta dai precipizi, un personaggio, un ragazzo molto, molto in gamba. Qui siamo invece a Staiti, che è proprio qui dietro, questa è la forgia di Don Antonino Principato, un fabbro che ha fatto della sua arte una vera... un mestiere molto molto prezioso, e lui faceva le tabarche dei letti, sarebbero le spalliere tutte di ferro battuto, e a un certo punto della sua vita ha fatto anche un mestiere molto particolare, faceva il fontaniere, è quello che porta l'acqua dove non c'era, e quindi ha portato l'acqua in paesi dove per andarla a prendere andavano con l'asino, con le bozze, con i secchi, con tutti i marchigiani, e le portavano sulla testa, quindi una fatica, un impegno enorme. E lui dopo settimane di lavoro, a un certo punto succede il miracolo, si apre il rubinetto, esce l'acqua. Veramente lo hanno trattato come un santo a questo uomo, dice che hanno fatto festa, hanno ammazzato la capra, hanno ballato, hanno suonato. Dice, compare, grazie compare, una grande festa tutta la notte, e alla fine le hanno chiesto, compare grazie, e domani ce la portate di nuovo l'acqua? Perché loro pensavano che fosse per un giorno solo, ed era già così un enorme regalo, un regalo che valeva una festa, valeva una festa che durava tutta la notte. Questo succedeva a Pedrapinnata, forse un posto dove andrete. Lui sta a Staiti, eccolo qua. Ecco la sua forgia, e naturalmente ognuno di questi ferri di cavallo raccontava una storia, e allora a un certo punto poi mi ha regalato quello che pensava fosse più efficace, quello che portava più fortuna, Antonio Principato, che è anche il padre dell'attuale sindaco di Staiti, e raccontava questa storia di Fiumare, di questi posti che erano il posto dove tutto succedeva. È una specie di pietraia bianca che ricorda anche qualcosa di nel quale coincide il sublime e l'orrido, la paura della piena, della secca, perché sono questi gli estremi, o si muore di sete oppure una cascata d'acqua travolge tutti i paesi, e quindi questi estremi che si toccano, no? Un po' un posto da santi visionari, da... e tutto questo mondo... che era anche il mondo in cui si facevano i mercati, era la strada per andare al mare, tutto questo mondo me l'ha raccontato anche Carmelo Badalà, che è un signore che mi ha raccontato la sua storia di adolescente, molto interessante, di quando si andava a Reggio Calabria a scuola e si aspettavano quei 8 secondi in cui si entrava in un tunnel per vedere se si riusciva a sfiorare magari una ragazza che si corteggiava da anni, insomma tutte queste storie di adolescenza passata qua, e poi anche di vita di imprenditore passata invece a Milano, che dopo tanti anni invece decide di tornare e di fare l'apicoltore, di diventare così una specie di sciamano, poi lo dico di nuovo, di questi posti, conoscendo tutte le proprietà delle piante, raccontandole, e decidendo di intraprendere una strada nuova, quella per esempio del collaborare addirittura con le api, delle api di cui lui dice che conosce il nome di tutte queste api che collaborano con lui, che hanno una società che lui ammira molto per il fatto di essere sempre
una società molto solidale, addirittura quando l'anziana muore viene accompagnata fuori dalle altre. Tutte queste cose le potete chiedere, perché lui è venuto qui in incognito e sta guardando questo lavoro. E allora questo è il cardo, per esempio, sul cardo mi ha raccontato tantissime cose, il cardo mariano sotto il quale Maria nascondeva Gesù. E insomma, è questa natura esuberante come la foresta amazzonica, che regala proprio in questa stagione tutta una gamma di profumi e di colori che vengono portati dal vento. E queste sono soltanto alcune di tutte le storie che racconto in questo libro. Ecco qui lui che appunto sta con le arnie a curare queste api che devono essere curate, con le quali appunto si instaura una sorta di collaborazione. Così come c'è uno scambio, diciamo, quasi alla pari tra gli alberi, le piante e l'uomo che vive che vive consapevolmente queste zone. L'agave con lo zabarro ci mette 7 anni, 12 anni a diventare così, e quando cade lascia la sua testimonianza di vita morendo. La pianta muore per produrre lo zabarro, per produrre questo albero, e poi nella morte fa questo regalo di vita lasciando tutte le... E quelle erano delle testimonianze che poi rimanevano sulla spiaggia e diventavano zattere, diventavano case, diventavano baracche da spiaggia. Ci sono dei posti qua vicino, questo è vicino alla fiumara di Amendolea, che ricordano la Cappadocia, ricordano la Turchia, e in queste così installazioni rupestri vivono appunto queste capre come se fossero delle abitanti regali di questi castelli, e rimangono appese appunto alle pareti verticali. Una volta ero appunto da queste parti quando questo ragazzo mi si avvicina, e mentre una capra sta partorendo mi dice che si chiama Anze, che lui viene dal Pakistan, che a casa sua faceva il massaggiatore professionale, che tutta la famiglia era di massaggiatori curativi, e che però non aveva trovato lavoro come massaggiatore qua, ovviamente, e quindi aveva fatto l'allevatore, solo che massaggiava i capretti, e i capretti erano molto grati, per cui quando lui apriva questo recinto tutti lo baciavano, gli venivano incontro con grande gioia, e lui parlava a loro in lingua Punjab del Pakistan, e poi diceva: loro crede che io mamma, e tutti stavano. Questo per dire che questa terra che ha allontanato i suoi figli, i figli sono scappati dalle campagne, richiama misteriosamente braccia che vengono da molto lontano, e questa può essere una chiave interessante per questi luoghi abbandonati. Il Punjab sembra che sia uno dei luoghi più fertili della terra, dove ci sono delle persone che sanno lavorare con l'agricoltura e che adesso lavorano qui per la raccolta, per la potatura. E poi si arriva in paesi come Condofuri, che sembrano del tutto abbandonati, e allora capita di incontrare questo signore che si chiama Francesco Caridi, e che appena mi vede, invece di chiedermi come mi chiamo, mi dice: Trasiti, oggi abbiamo pasta e ceci, entrate, che oggi abbiamo pasta e ceci. Mi dice direttamente il menù e mi invita ad assaggiare questo piatto. Così si entra nelle case, io non conoscevo nessuno, non sapevo il nome di nessuno, e lui è anche un costruttore di strumenti. La moglie Nina mi ha subito accolto in casa. Ecco, queste sono le classiche consacrazioni che avvengono attraverso il cibo, come succede da queste parti. Cioè il cibo non è semplicemente una maniera di condividere, ma è una maniera di sacralizzare l'incontro. Si offre la vita.
cibo, queste sono le crespelle oppure le zippole, come le vogliamo chiamare, eh? Ognuno le chiama diverse. No, è interessante vedere questo cibo che all'interno ha il fermento, al lievito, e quando si preparano sono in fermento tutte le persone che sono intorno, come se il fermento uscisse dalla zippola e andasse nel corpo delle persone che fanno una danza delle mani, e a un certo punto prendono queste collane e le depositano nella padella e queste vengono come bloccate nella loro forma, no? Per un antropologo è molto interessante fare questo tipo di comparazioni sul cibo. Il cibo è uno degli aspetti più interessanti di questo posto, per il fatto che ancora viene consacrato anche mentre lo si fa. Mentre si impasta, spesso prima di farlo si fa addirittura il rosario. Poi mentre si fa il pane si fa il segno della croce naturalmente sopra, ma non solo questo, anche cose più profonde che vedremo dopo. La musica è l'altro aspetto che è incorporato nelle persone. Bambini di 3 anni come Pietro, questo bambino che ha il tamburello in mano, guardate il piedino, non si muove mai e batte sempre il tempo. Lui va da Mastro Ciccio Lucera, che domani avrete l'onore di conoscere quando andrete a San Leo a Bova, perché verrà lui credo a suonare per voi. Ciccio Lucera, che ora vedrete, ha aperto una sorta di militanza della tarantella, si chiama La Tarantella Crea Dipendenza, ed è proprio una cosa che lui ha voluto fare contro i telefonini che creano dipendenza, le droghe che creano dipendenza, il computer che crea dipendenza. Quindi lui insegna ai bambini piccoli, di tutte le età comunque, a suonare questi strumenti. E qui vediamo uno col cellulare e uno con il cellulare. Allora, è interessante perché è comunque una brace sotto la cenere ancora molto presente, quindi basta soffiare e questi bambini riprendono un filo del discorso molto antico che li ricollega ai loro nonni e ai loro bisnonni, ed è una cosa ancora molto, molto sentita. E nelle piazze le persone di tutte le età ballano, anziani, giovani, bambini, gente con i capelli all'ultimo dei moicani, bionde che sono andate al parrucchiere. Non è una cosa di quelli che vanno a scuola, è una cosa di tutti, nei corpi proprio delle persone. Questo è un tratto che è molto raro secondo me in Italia, un posto dove tutti ballano, tutti sanno ballare e tu riconosci i passi. Ecco, Ciccio Lucera era inverno qui con i maglioni, che insegna a suonare l'organetto a questi bambini, e c'è una grande serietà nell'apprendimento di questi strumenti, come si faceva proprio da grandi. Serietà, c'è scritto anche BC Femini se uno si sbagliasse. E nello stesso tempo ci sono appunto un'attitudine di estrema serietà che porta anche a una bellezza che sembra di altri luoghi, come un ballerino del Bolshoi, un suonatore di balalaika che improvvisamente arriva e si trova a Kondo Fuli, perché c'è una serietà, ecco. Questa è una cosa molto interessante, così come molto interessante credo voi ci andrete a Gallicia, no? Vedere che c'è una chiesa bizantina che è stata fatta pochi anni fa da un architetto che si chiama Mimmo, detto l'artista, che ha studiato a Torino all'architettura al Valentino dell'Università di Torino, e che poi è tornato e ha costruito questa chiesa bizantina secondo dei criteri che sono quelli di è solo la luce delle candele. Questo è il paese di Gallicia, no? Che è proprio il più estremo, ed è quello dove ancora per la strada si sente parlare greco antico, si salutano le persone in greco. La lingua greca è molto fragile da queste parti, si cerca di tenerla in vita. E dicevo, quindi c'è tutta un'iconografia che è quella bizantina, dove l'icona è essa stessa un'opera spirituale, non è una rappresentazione, ma è essa stessa un'opera dello spirito che è stata a volte dipinta appunto da monaci che magari praticano il digiuno o altre pratiche di tipo spirituale. C'è solo la luce delle candele, per entrare si suona una campana che vuole proprio sancire sonoramente l'entrata in uno spazio sacro. È un luogo di grande suggestione in mezzo alle montagne. C'è anche uno spazio che è completamente bianco, che se andrete vedrete, dove ci sono delle sagome di santi con dentro nulla,
E lui dice sono i santi che devono essere ancora scoperti, che hanno abitato queste campagne e che però non sono ancora, nessuno lo sa. E poi subito si va a casa di qualcuno, a casa di Giovanni, a assaggiare il vino nuovo, dove c'è la madre, dove c'è il padre, dove si raccontano fatti, dove si assaggia e si guardano queste facce che sembrano venute fuori da bassorilievi, da vasi greci, sono profili antichi. E questo si vede da Bova guardando verso il mare, una specie di Fujiyama innevato, invece è l'Etna, che sembra molto vicino, siamo a 1000 metri sul livello del mare. Qui incontriamo uno degli ultimi protagonisti del mio libro, dove ci sono moltissime di queste storie, queste sono solo alcune. Questa è la signora Petronilla, che io chiamo Biblioteca Petronilla. Immagino questa biblioteca fatta di legno di gelso, che era il legno le cui foglie nutrivano i bachi da seta, che qui erano di grande importanza. E lei racconta fatti molto antichi, in una lingua che è a metà tra il dialetto e l'italiano. E questa è sua nipote, Martina. E questa bambina insieme alla nonna fa il pane, anche insieme alla sorella Sofia. E quando fanno il pane la nonna lo prende e lo mette a letto a dormire e loro ridono, ma cosa fai nonna, lo metti a dormire, che il pane ha sonno, si deve riposare. E la nonna lo avvolge nel panno di ginestra tessuto a mano e lo mette sotto le coperte nel letto nuziale, anche se lei adesso è vedova. Ma perché nonna, deve ancora riposarsi il pane? E lei ride, non lo dice che cosa significa, ma significa appunto che la fertilità della terra e la fecondità della donna si incontrano in quel momento. È un gesto molto antico, molto sacro, molto importante. E ricorda quel segreto, come diceva De André, che si svela quando lievita il ventre. E la donna è come la madre terra. Questi sono i gesti di questa Calabria greca che sono ancora utilizzati nella vita quotidiana, che rimanda ad una trascendenza. Per esempio il catoio dove si fa il vino ha il foro a forma di croce greca, in modo che la bevanda esca in forma di croce e noi beviamo quello. È una bevanda per lo spirito e per il corpo, nella forma della croce, che non solo serve per portare spiritualità, ma che anche mette al riparo quell'alimento così importante da forze maligne che possono rovinarlo. Soprattutto se si tratta di processi fermentativi come il vino e il pane. Bisogna ingraziarsi di dei perché questi alimenti vadano a buon fine e magari non si rovinino del tutto. E questo è l'ultimo personaggio che io ho voluto intervistare, è un uomo eccezionale, si chiama Domenico Minuto, è un grecista, un bizantinista, forse il più grande conoscitore di questa area. E lui quando insegnava greco al liceo di Reggio Calabria, a un certo punto ho scoperto che dei ragazzi già conoscevano tutte le parole che lui insegnava. Dice, ma come fate a conoscere queste parole greche che è prima lezione che le insegno? Dice, ma noi a casa parliamo così. E così si è scoperto negli anni 60 che esisteva Galliciano, dove quasi tutti parlavano ancora greco all'epoca. E quindi lui insieme all'altro esimio professore, il dottor Mosino, sono andati alla ricerca di questi luoghi. E diciamo accademicamente è venuto fuori in quel modo, no? Questo fenomeno proprio linguistico dei grecofoni di quest'area. E da lì sono cominciate le associazioni culturali per la salvaguardia di questa cultura. Ed è un fenomeno veramente raro in Italia, le cose si perdono e invece queste associazioni hanno cercato di mantenerle, così come hanno fatto anche appunto Tito Squillaci, il primo che abbiamo visto, che parla greco alle figlie e che adesso hanno una ventina d'anni e ancora continuano a insegnare. E Domenico Minuto, che è un grande amante della parola filoxenia, che ci parla di accoglienza tutto il tempo, è molto amareggiato da questi tempi, soprattutto in quest'area della Calabria dove le persone vanno via, si spopolano i paesi. E lui dice sarebbe il posto dove farli arrivare invece quelli che vengono da lontano, che sono proprio di queste parti. Alcune di queste persone che vengono da altri posti sono anche nostre persone. Ma lui pensa che siamo in tempi molto bui e purtroppo pensa che dobbiamo attraversare ancora altra oscurità per arrivare finalmente a capire l'importanza dell'accoglienza ed arrivare
ad un nuovo giorno che può arrivare partendo da questi valori che sono quelli di questa terra. Con quest'alba sull'area greca finisce questa storia di filoxenia, dell'accoglienza che ci ha portato qua. Grazie di aver accolto questa accoglienza. Posti, può essere una chiave per... Ecco, allora vi chiedo due cose, adesso io un po' anche di biglietti da visita, ma basta mettere il mio nome che avete sulle pubblicazioni, per andare a una pagina che si chiama Filoxenia, mettete quello che pensate, lì ci sono alcuni contributi, le foto, eccetera, ci sono anche i programmi radiofonici, perché di queste persone ci sono le voci dentro questi programmi per Radio 3, in particolare Volti e Voci della Calabria Greca, dove c'è la signora Petronilla, eccetera, eccetera, che raccontano questi luoghi, anche con i suoni e le musiche. Sono contenta che domani andrete da Ciccio Lucera, ve lo salutate, io non ci sarò, e così voi già lo conoscete e lo potete... Se qualcuno vuole accendere una luce, così... Io gli farei sentire la zampogna per accendere la luce, no? Sì, prima che c'è la
tema era una suonata che si avvicina molto al modo di suonare di quell'area di cui parlava Patrizia prima, e mentre parlava io in realtà ho cercato all'inizio di iniziare a introdurre qualche suono, ma obiettivamente bisogna capire quando non c'è bisogno di aggiungere altro, quindi scusatemi se non ho fatto ciò che avevamo annunciato di fare, ma a mio avviso non ce n'era nessun bisogno, quindi ho deciso che sarebbe stato meglio lasciare la parola libera e le immagini, perché hanno un valore. Mentre scorrevano le immagini, però una cosa l'ho sentita, infatti avete visto che ho preso il tamburo in mano, e, perché mi è venuto in mente un incontro con un pastore che non è più in vita, è andato via un po' di anni fa, e mi ricordo la prima volta che andai a casa sua, e ho qui un suo tamburo casualmente, un tamburo che mi ha regalato la cornice, io poi ho aggiunto la pelle, e lui mi diceva che era fortissimo il richiamo di questa grecità, di questa zona. In realtà la persona di cui parlo non viveva in questi posti, ma ne aveva dei contatti sempre per l'amore per le capre. Poi, come avete potuto immaginare, in questi due giorni si è parlato più di capre che di altro. E lui mi fece sentire questo modo di suonare che non avevo mai visto a nessuno, e allora mi era venuto in mente mentre vedevo le immagini, provo a farvelo ascoltare. Veniva chiamato un annareggio ed era il modo che avevano, mi raccontava lui, di ballare notti e notti intere, perché non avevano i soldi o la ricchezza per avere una zampogna, un organetto, una chitarra, quindi passavano le ore a suonare un tamburo e a ballare, come diceva Patrizia, tutti insieme, con le regole del ballo che conoscevano, alternandosi. Qualcuno accende la luce? Sì. Posso farti una domanda? A me? Sì, sì, certo. Prima a tavola, così, in maniera molto fortuita, no? Ho scoperto, parlando con te, che
penso che in Calabria è l'unico posto al mondo che ha sette tipi di, sì, di zamponi, no? Se magari ce le illustravi e che ti peculiarità avevano. Purtroppo non ce le ho qui altre. No, beh, ma solo a livello così, conoscitivo. La differenza sta nella costruzione delle due canne, perché la zampogna è fatta da due canne che vengono digitate, le altre due o le altre tre sono dei bordoni fissi. La differenza sta nella costruzione di queste due canne. Il maschio e la femmina, la destra e la sinistra, la distanza e la tipologia dei buchi che viene fatta, i fori, che possono essere posteriori o possono non essere posteriori, o una delle due canne può essere tappata o può essere libera, determina la differenza della diteggiatura e quindi cambia la possibilità di creare un certo tipo di melodia. Quindi su ogni tipo di zampogna si può suonare un certo tipo specifico di repertorio. A quel repertorio è associato un modo di ballare e quindi anche un modo di suonare la percussione. Ma hanno anche usi diversi a livello tipo, non so, di divertimento, di liturgia? No, la zampogna è lo strumento madre, perché è uno strumento completissimo, nonostante sia antico, veramente antico e arcaico, però se ci pensate non è altro che un organo portatile, è un organo a tutti gli effetti, infatti zampogna, zamponia, sinfonia, sinfonia, più suoni contemporaneamente. Prima di costruirla si usava il flauto doppio, nei vasi greci, nell'iconografia classica molto presente, e poi hanno pensato bene che invece di usare la sacca umana con una respirazione circolare hanno usato una sacca animale, quindi potevano innestare dentro il testale più canne e anche di dimensioni diverse, quindi sono le cosiddette zampogne a chiave, che sono di invenzione più moderna, più recente, che possono avere delle lunghezze delle canne enormi, proprio perché la grandezza dell'otra poi garantisce una costanza, un flusso d'aria costanza e potente tale da poter aprire le agi. Vorrei aggiungere a questo, io vengo dalla Sardegna, da Onetta, dove questo processo è realizzato con le guance, quindi l'abilità di suona questo strumento è veramente straordinario. E dopo un periodo così mi sembrava che non si desse più particolare attenzione, poi ebbe un successo incredibile e non solo, ma venne anche acquisita nei gruppi jazz che portarono la Onedas in giro per il mondo. Ci furono diversi concerti con Paolo Preso, per esempio. Sì, Salis, come no? Ma loro hanno avuto la sensibilità di capire questo, perché poi non hanno fatto altro che attingere da una musica che viene dalla stessa condizione sociale ma da un altro luogo geografico. Cioè loro sono cresciuti con i neri. Sono cresciuti, il loro ascolto sono stati i neri d'America, gli afroamericani, di Paolo, e di tutti loro. Però le Onedas sono di origine indagita addirittura. Sì. Ma comunque stiamo parlando dell'uomo semplice, no? Sì, quindi certo, questo non è altro che il blues calabrese, se vogliamo dargli una connotazione più semplice. E io sapevo una curiosità, una volta ho letto, straordinaria, che fino agli anni 70, se non erro, metà anni 70, i suonatori di La Onedas in Sardegna venivano pagati dalla regione, cioè venivano stipendiati. Sì, perché chiaramente noi siamo una regione autonoma e c'è tutto ancora un gran dibattere sulla importanza della lingua sarda e quindi dell'identità e della cultura sarda, tutto questo, la Onedas, questo strumento fa parte. Ci sono progetti di fusione di questa
ma come si può condividere strumenti nelle scuole, e oggi insomma si respira un'aria più, un'aria diversa, non ci si interessa rispetto agli anni precedenti. Sì, sicuramente la ritorna è una domanda quasi. Posso? Volevo chiedere proprio a Patrizia. Questi studi, questa tua ricerca è ancora in corso? O... Ma per me sono sempre dei punti di partenza questi qua, mi piacerebbe che fosse così. Però questa realtà, no, che comunque andrà estinguendosi necessariamente per il tempo. Ci sono delle... Scusa, no, dicevo, tanto fino a che punto è radicata, abbiamo capito che la lingua, per esempio a Galicia, no, è ancora presente, però in prospettiva che cosa resterà di questo? C'è per esempio un interesse, tra virgolette, politico per finanziare progetti di mantenimento della lingua oppure di certe tradizioni, di certi usi e costumi? Cioè, anche dove si parla questa lingua come a Galicia no, si parla pochissimo, nel senso che ci sono 47 persone che abitano a Galicia no. Quando voi andrete, gli abitanti sono 47 in tutto. Quindi è chiaro che è una realtà molto piccola. Io vengo dalla Sicilia e da noi ci sono delle realtà tipo tre comuni dove si parla il greco completamente. Certo. Un greco, hanno un filo di zampino, il greco ci parla. Ed è un fatto normalissimo. Ci dovrebbero comunicare che questi paesi sono intorno a 2.000-2.500 persone. E tutti tra di loro parlano in greco, se si incontrano per esempio in città due greci, loro fra di loro, fregandosi se c'è un terzo, loro parlano tranquillamente in greco, come se niente fosse, dopodiché se uno va al loro paese al bar, loro praticamente ti parlano in greco, poi loro si sono fatti in greco, tranquillamente ti parlano in italiano. C'è una cosa che differenzia la Sicilia, dalla Carlo, io l'ho sempre notato, che è l'orgoglio di appartenenza. Qua voi siete talmente, avete un'autostima giusta come si deve avere, mentre i calabresi invece no. Hai capito? E quindi quella è la differenza. Qua si vergognavano se non vedono. Esatto. Noi invece siamo razzisti, ma al contrario. Lo so. Abbiamo tutta la greca, abbiamo tutta una serie di cose, poi non la verrate, però noi abbiamo la coscienza che ci hanno insegnato i greci, tutta una serie, per cui da noi quello che tu ci dicevi in Italia e tutte queste cose, da noi tutto si fa, praticamente comunque viene in Italia, immagina un po' l'altro. Scusatemi, per poter godere tutti noi del vostro intervento dovete alzarvi in piedi, altrimenti noi non sentiamo e non abbiamo sentito finora, abbiamo sentito poco. Stavo dicendo che da noi in Sicilia ci sono tre paesi vicino a Milano dove tranquillamente tutti gli abitanti sono finiti per parlare il greco antico, per cui loro svolgono la loro vita tra di loro parlando in greco, quando si sposano con il dito greco, con la presa greco, e quindi tutto si svolge con tutte le funzioni della puntata di cultura greca, che è come essere in Grecia. Io sono stato testimone in un matrimonio, c'è la volata delle tre ronde, che forone, le scarpe. Poi hanno i costumi tipici greci, ma gli greci sono antichi. Non sono greci, sono albanesi. Albanesi, perfetto, sì. Sì, albanesi, albanesi. Sì, infatti c'è poi l'entità di Berto, guarda che pezzo. Che rapporto c'è con la Grecia pugliese? No, un rapporto rispetto, per esempio, tu vedi ci sono delle danze che sono vorrei sapere quei 47 abitanti di giovani ce ne sono pochi
Beh, quello lì Giovanni è abbastanza giovane, ma sono pochissimi. C'è un pastore che poi viene, mi sembra c'è un ragazzo tedesco svizzero che si è stabilito lì, poi sono molti anziani, bambini pochissimi. Il medico abita lì? No, il medico abita a Bova, a Bova Marina, e poi ha una casa a Bova. Bova è più grande, insomma, Galicia no, è piccolissima. Cioè, quindi c'è il rischio che sparisca del tutto? 250 abitanti, stiamo parlando di Bova, Poi dopo di 250, Bova sopra 250. 250 abitanti. Sono sempre in realtà molto piccole. Adesso quello che si fa, da una parte ci sono queste nuove associazioni che non sono nuove, che appunto hanno cominciato anni fa. Certo, c'è un senso di fine, e questo lo dice Squillaci, queste persone che ci lavorano, però che hanno anche una specie di grido, di lanciano un grido di aiuto in questo senso, perché adesso, a differenza del passato, ci sono i sistemi per non far morire questa lingua, ci sono i sistemi di internet, ci sono i soldi, c'è una legge apposta per le minoranze linguistiche. Quindi questo, diciamo, non c'è forse sempre l'interesse politico, io non sono la persona più adatta a parlare di questo. Stando sul territorio mi rendo conto che la lingua è assolutamente fondamentale, anche per chi non la parla più andarla a imparare. Loro fanno dei corsi per quello, per un fatto di conoscenza di se stessi, capito? Poi a differenza dei siciliani qui c'è invece un senso di non autostima generalmente. Questa lingua non è per voi, dottori. Voleva dire, voi finalmente siete usciti dalla povertà, perché ci volete ritornare ricordando questi tempi? Invece quei tempi erano tempi di sapienza, dove una capra può avere 200 nomi. Vogliamo dire che era una lingua così forbita che per le cose che succedevano in quella vita agropastorale aveva tutti i sistemi per poterla esprimere, quella vita. Certamente adesso i termini sono cambiati perché la vita è cambiata, no? Quindi alcuni vocaboli non esistono proprio in quella lingua, bisogna andarli a prendere dal greco moderno, allora c'è tutta una cosa, sarà corretto, non sarà corretto, comunque non esistevano e non esistono neanche nell'italiano, no? Dobbiamo prendere dalle lingue straniere da cui provengono le nuove tecnologie. Succede però che questa lingua ha fatto un miracolo, perché mi diceva Tito Squillaci che loro dagli anni 60, quando hanno cominciato queste grandi associazioni, tra cui la Ionica dei Greci di Calabria, quella di Domenico Minuto, hanno cominciato a prendere contatti con tutte le comunità grecofone del mondo, quindi sono in contatto con tutti, venivano qui, andavano lì, poi venivano dalla Grecia, quindi è diventata una cosa che è stata una cosa in più, non una cosa in meno, e ha fatto rete, è una cosa impressionante questo esempio della ragazza ventenne che diventa esperta di greco di Calabria a Cambridge, io lo trovo straordinario, e lei mi dice, ci sono dei termini come per esempio si dice in dialetto ammu mangio invece che voglio mangiare, perché questo è una cosa che viene dal bizantino, dal greco antico, io adesso non so dirvi bene, ma lei aveva trovato che questo sistema di usare ammu mangio, cioè il presente invece dell'infinito, non è un fatto di persone ignoranti, al contrario, sulla bocca di questi pastori c'è qualcosa che ci viene dalla lingua bizantina, quindi noi impariamo da loro. Lei aveva trovato questi nessi studiando appunto sulle orme di Gerard Rolfs, questo glottologo filologo di cui domani probabilmente andrete a vedere il museo, e che è un personaggio molto interessante. Su di lui io sto preparando un programma per Radio 3, per Wikiradio, e quindi così insomma cerchiamo di far conoscere un po' questa realtà sconosciuta, perché non essendo siciliani non abbiamo tutto questo orgoglio di dire io parlo greco, faccio così, ci vergogniamo molto, pensiamo che gli altri siano meglio, come dire, no? Invece no, bisogna ritardo ricordarsi. Per quanto riguarda la comunità greca, di origine greca pure, vicino Marche, c'è un'altra comunità greca, cioè loro stanno lavorando lo stesso in associazione che si chiama greco, grecanico. Sì, alcuni qui dicono che non si può dire grecanico, ci sono delle cose difficili. Poi lì, non so, lì ci sono poi gli addetti ai lavori. Io sono una osservatrice esterna e ho voluto portare questo contributo così un po' da calabrese, un po' da straniera, per sperimentare se era vero poi tutta questa accoglienza. Guarda,
devo dire che c'è una qualità dell'accoglienza che è addirittura diversa da quella delle mie parti, che appunto del catanzarese è un'altra cosa anche lì, però non so come dire, è una cosa come più antica, io lo percepisco, anche perché è tutto completamente affondato in una realtà geografica particolare, che è degli opposti, che è dello scontro, che è della esagerazione. Vedrete andando alla Mendolea, se non vi viene un colpo lassù, con quella fiumara vista dall'alto, che taglia le montagne, che scortica i piedi, è una cosa esagerata. Allora è talmente bella da essere, oppure è talmente terribile da essere bellissima, non si sa quale delle due. Se poi vi coincide con uno stato d'animo, per esempio Vito Teti dice che le persone perdono i sensi, svengono di fronte a certe visioni, cioè che è qualcosa che veramente fa venire una vertigine, perché è qualcosa di molto antico, profondo, forse ricorda il mattino della creazione, non lo so, però c'è qualcosa di incompiuto, come qualcosa che sta ancora succedendo. Forse c'entra anche con il famoso incompiuto calabrese, che avrete sicuramente potuto apprezzare, delle bellissime case non finite con i pezzi di ferro fuori e il cemento. Questo non ha battuto, comunque il famoso incompiuto calabrese che sarebbe da radere al suolo. Però io devo dire che questa vertigine comunque si sente. Ci sono posti come Rovudi che sono stati abbandonati, che le fiumare hanno proprio travolto, dove i bambini venivano legati per non farli cadere nei burroni. Vi rendete conto che è, diciamo, una realtà un po' estrema per abitarci anche in un posto così, no? Ma proprio questo che secondo me poi crea nelle persone anche qualcosa di particolare. Comunque tutte queste storie le potete riascoltare alla radio, potete leggerle in questo libro, potete guardarle in questa pagina. Io sarei contenta di continuare questo, come dire, legame con questa associazione che mi sembra bellissima, facendolo magari virtualmente attraverso questi nuovi mezzi di comunicazione, e quindi sono molto contenta di avere fatto questo incontro. Spero vi sia servito per, come chiave, magari per capire o vedere delle cose che vedrete nei prossimi giorni, per chi non le conosceva già. Voi eravate già venuti da queste parti come associazione? Abbiamo fatto un'assemblea anni fa a Rende, però più su. Vabbè, da lì al nord, che dici? Ma senti, in tutta questa tramandazione, no? Questa fatica che vi tramandare, l'importanza della donna, perlomeno, curiosità, cioè a livello anche strumentale, le donne hanno un ruolo o sono più legate al ballo? Assolutamente no, come è naturale che sia, no? Dalle ricerche che ho fatto ci sono degli strumenti che tendenzialmente, probabilmente per una questione di lavoro quotidiano o di interesse lavorativo o di condizione lavorativa, come il pastore, non ho mai trovato nessuna donna che suonasse o avesse suonato la zampogna, ad esempio. Però devo dire che sia nelle testimonianze di mariti che avevano mogli o figli che avevano madri, questo strumento, il tamburo, è uno strumento prettamente femminile. Possiamo dire che negli ultimi decenni è diventato uno strumento maschile, cambiandone chiaramente poi proprio l'intenzione ritmica. C'era questa cosa, l'ho incontrata anche in alcuni studi che ho fatto in Campania, ho visto che una grande differenza è chiunque avesse imparato, o le donne che suonavano il tamburo, lo suonavano percotendolo con la mano sinistra, mentre gli uomini lo percuotono con la mano destra. Questa era una cosa che mi incuriosiva. Poi ho letto anche delle cose da Simone, dei microsolchi fatti nei Monti Lattari in Campania durante il rito delle Sette Madonne, e coincidevano queste cose. Quindi c'è questa. Ho avuto modo di avere testimonianze verbali, purtroppo, che erano già decedute, di donne che suonavano la chitarra battente. Nei canti chiaramente le donne sono straordinarie, anche perché svolgevano molto più rispetto agli uomini
probabilmente dei lavori corali o dei lavori meno, che gli permettevano semplicemente di poter cantare in maniera più comoda insieme, no? E quindi tutti i canti polivocali o tutti i canti religiosi che abbiamo in Calabria, vi devo dire, il Mezzogiorno è ricco di tantissimi, di un repertorio enorme, la Sardegna è una delle regioni più straordinarie, anche se devo dire che per quanto riguarda la enormità del repertorio canoro, soprattutto polivocale, la Calabria è straordinaria, soprattutto nei riti religiosi, nello specifico quelli pasquali, è veramente un tesoro inestimabile. E quindi il canto sicuramente, la chitarra ho avuto modo, il tamburo sì, il ballo era una cosa molto più maschile, se non nelle feste sia private o quelle religiose, no? Non dimentichiamo che a parte le processioni che esistono in Calabria, che avvengono ballando, quindi sono delle processioni con il ballo incluso, quindi che alla testa del corteo eventualmente le statue dei santi seguiti o addirittura i suonatori davanti le statue e poi il corteo che balla, che danza, facendo il percorso sacro. E era una questione molto, molto, molto maschile, perché per l'uomo il ballo è veramente un gioco straordinario. Ci sono varie forme di ballo, c'erano anche tante forme di ballo per chiarire anche delle situazioni poco chiare nella quotidianità, e si creava chiaramente un ordine anche gerarchico, sia all'interno della famiglia che all'interno della comunità. Cioè io posso far vedere la mia bellezza, la mia agilità, la mia forza, il mio coraggio, la mia temerarietà attraverso il ballo, osando delle mosse, osando o mettendo semplicemente in difficoltà l'altro ballerino, facendolo trovare spiazzato, dandogli le spalle o facendo l'equilibrio, no? Quindi è un gioco molto, molto ricco. Anche perché noi abbiamo balli che stanno con uomini, cioè, dire, il ballo a cui fai riferimento tu, ovviamente sono quei balli in cui c'è il mastro di ballo che invita l'uomo o la donna, però molti ballano tra di loro gli uomini. Sì, no? Il mastro mastiballo, come il ballo solo maschile, non è una peculiarità calabrese, neanche del meridione italiano. Insomma, poi di tutto quello che stiamo parlando dobbiamo immaginare che il bacino del Mediterraneo ne è ricco e ha tutte le sfumature e le sfaccettature. In Calabria abbiamo dei luoghi dove era molto più presente, o dove ancora oggi è più presente la figura di un mastiballo, che è colui il quale in realtà si dice, io ho conosciuto un pastore di Cardito, io sempre in provincia di Reggio, di Cardito, che mi disse: un mastaballo sono due tipi di persone, un cretino assoluto o il più intelligente del paese. Perché un mastaballo è o quello che sa reggere la serata, è quello che sa mettere insieme le persone più adatte al ballo, per condizioni sia di capacità coreutica, quindi atletica, ma anche per non andare a disturbare l'equilibrio sociale della comunità o risanare, perché il ballo a rota, che è il luogo nel quale avviene il ballo, è un tribunale a cielo aperto, dove si sono risolte tantissime questioni, dove si sono riusciti a fare degli affari di bestiame, dove delle famiglie hanno combinato dei matrimoni, o dove è nata anche la lite, perché c'era un'insoddisfazione di base, poi si sa, è festa, si beve, ci si è tutti un po' più esaltati, quindi può accadere. Però il ruolo poi di un mastaballo è proprio quello di non fare l'errore di mettere insieme due poli che possono creare una scintilla, quindi anzi dovrebbe essere il contrario. E poi la regola, diceva la signora, più o meno di solito è questa: si fa entrare il primo, un mastaballo balla col primo, fa un giro, chiama una donna che fa ballare con il primo, chiede al primo di uscire dopo aver fatto dopo il ballo con la donna, un mastaballo balla con la donna,
un piccolo giro e chiama un altro uomo e così via. Si può anche chiedere, e bisogna chiederlo, a un mastabando di chiamare magari quattro uomini intorno alla rota, perché c'è un momento di amicizia o c'è un rispetto o una situazione particolare, o c'è il cosiddetto San Giovanni, il battesimo, e quindi si dice chiamaci tutti e quattro che ci vogliamo fare un ballo in quattro per rafforzare la nostra amicizia, vogliamo vivere un momento goliardico in questa giornata di festa, così anche per le donne. E poi gli uomini attraverso il ballo facevano anche i duelli. C'erano tanti balli, ne parlavamo prima con Patrizia al tavolo, ci sono tanti tipi di balli, e poi venivano utilizzati degli arnesi con i quali loro si specializzavano, perché poi vivere in questi luoghi e cercando di portare tutte le bestie ogni giorno a casa vive, salve, senza perdere qualcuno, voleva dire anche combattere con le insidie, con la fauna del luogo, quindi lupi o altri animali, quindi poi... Sì, oggi abbiamo parlato con un pastore, abbiamo incontrato un pastore con Franco, ci diceva proprio che purtroppo poco tempo fa ha perso un bel esemplare di caprone, un simbalo, perché un lupo l'ha attaccato. Sì, quindi c'era il ballo anche, insomma, col bastone, con le pietre, con i sassi, con i pugnali. La donna invece deve avere una sua maestosità al punto di, come se portasse una brocca d'acqua in testa dalla quale non deve cadere una goccia, tu hai comunque una impressione di... Ma probabilmente in un mondo del genere, e comunque sempre nella vita, io da uomo noto che la donna non ha bisogno di tante cose, perché non ha bisogno di una conferma che invece noi uomini abbiamo bisogno. Quindi io ho sempre visto in queste... Per me è stato importante a un certo punto della mia vita, delle ricerche che ho fatto, cominciare a capire quale potesse essere il ruolo della donna. E ho parlato con tantissime anziane, ho trascorso veramente tantissime ore con le donne e ho capito una cosa importante che forse noi non siamo in grado di capire, mi permetto di dire questo, io credo di non essere in grado di capire, come immagino che la società contemporanea sia sempre meno capace di gesti di altruismo, mi fa immaginare anche il fatto che noi giovani siamo meno capaci di fare dei figli, perché questo vuol dire rinunciare sempre di più a noi stessi, quindi è una poca capacità che abbiamo di essere altruisti. Allo stesso modo io immagino, e non lo immagino teoricamente, secondo le esperienze che ho vissuto, che attraverso i racconti che ho ascoltato, le donne mi hanno fatto capire che non avevano bisogno di prendersi tutto quello spazio, perché una volta chiesi a una donna anziana, che mi sembrava poi che tenesse le redini di questa comunità, gli chiesi se avesse mai fatto a Mashta il ballo o se avesse mai voluto e desiderato di fare i Mashta a ballo, e mentre le dicevo questa frase lei mi ha sorriso e mi ha fatto capire, io sono completa così come sono, non ho bisogno di fare tutto, mi disse una cosa tipo, un dai bisogno va tutto più gruscio come i maschi, cioè non ho bisogno di fare tutto questo rumore, e questo, se, non so, io dopo questi incontri poi ho analizzato anche la mia famiglia, i miei genitori, i miei zii, mia nonna, e in effetti era così, e forse, non forse, è così anche per me, cioè, noi uomini abbiamo bisogno, infatti la ruota del pavone, ecco che nel ballo saltiamo, ecco che nel ballo facciamo questi gesti, ci togliamo la giacca, giochiamo con i vestiti, saltiamo intorno alla rota, facciamo rumore, balliamo, cantiamo, battiamo le mani, battiamo i piedi, consumiamo e rompiamo le scarpe. Loro no, non ne hanno bisogno, tanto sanno che sono lì e siamo noi che dobbiamo fare tutto questo, perché appunto forse si sentono e si sentivano più complete rispetto. E questa è una scusa se ti interrompo. Questa è una cosa interessante, perché a un certo punto io poi parlando con le mie amiche coetanee, e gli ponevo questa domanda, gli dicevo,
Beh, bisognerebbe rivedere la questione della donna, perché voglio dire, i vari movimenti degli anni 60, 70 e oltre, anche quelli contemporanei, cioè, che si cambi va bene, che si cerchi di migliorare va bene, però a un certo punto bisogna fermarsi e farsi delle domande. E a me questa signora anziana, analfabeta, poi la cosa assurda, ieri una signora mi diceva, non credo, non posso credere che non hai fatto un percorso di studio universitario, e non l'ho fatto perché volevo consapevolmente di non farlo, altrimenti non avrei avuto il tempo di vivere con i pastori. E devo dire che queste persone, che molti di loro non hanno mai messo piede nella loro vita in una classe, mai, cioè voglio dire che all'età di 6 anni erano già kivac o kikrap, e quindi non hanno mai messo un piede in una stanza, in una scuola, mi hanno insegnato delle cose che mi hanno fatto riflettere poi per mesi, e mi hanno costretto ad andare nelle biblioteche a leggere cose che avevano scritto gli universitari. Questa è un'altra cosa, sempre sulla parte, sul lato della pace, dell'integrazione, del razzismo, e sul fatto che non perché apportiamo una camicia o perché abbiamo un livello di istruzione più alto vuol dire che la loro lingua o il loro odore o i loro riti siano inferiori o siano giudicabili. Non è affatto così. La mia domanda era legata ancora al mondo femminile vissuto nell'ambiente domestico, quindi io vengo da Bergamo, quindi una zona dove la cultura di questo tipo sopravvive nelle valli e dove gli studi antropologici e anche etnomusicologici sono stati ripresi negli ultimi 20 anni proprio andando nelle valli a cercare quelle realtà culturali apparentemente chiuse, ma per paradosso dove esistono le radici, no? E qui si è scoperto tutto un mondo del cantare femminile legato per esempio alle ninna nanne, legati agli eventi della vita, quindi la ninna nanna è una serie di melodie molto, vabbè, per noi sì, il canto tradizionale è il canto di stalla, il canto che all'inizio del secolo veniva fatto in ambienti chiusi, per cui con una certa modulazione della voce, usando certi strumenti per ambienti chiusi, e questi sono patrimoni che adesso vengono ripresi. Insieme a questi ci sono i canti della morte, per cui mi chiedevo, voi avete una tradizione di canti tipo le prefiche, cioè donne pagate per piangere, per raccontare la storia, cioè esistono fino a voi? Da noi questo non c'è, per esempio. Sono delle differenze notevoli, proprio nelle stesse metodologie di ricerca ci sono però degli oggetti di ricerca estremamente diversi a seconda delle aree geografiche. E questa ripresa negli ultimi 20 anni di questi studi a noi ha permesso di avere maggior consapevolezza delle nostre radici culturali, perché per paradosso proprio nelle valli adesso noi accogliamo gli immigrati, cioè tutti i centri di accoglienza che ci sono nella Bergamasca sono in alta valle. Perché? Perché lì nessuno rompe le scatole, scusate, perché lì ci sono le case sfitte e i paesi disabitati, per cui è più comodo averli lontani. Quindi ci troviamo con una cultura tradizionale che viene a mescolarsi e ad accogliere le culture altre che sono talmente simili alle nostre, pur nelle diversità, che è arricchente per entrambi questo incontro. Mi sento di dire che la cultura locale, autoctona, incontra la cultura diversa, altra, come la definisci tu, e c'è lo stupore che questo sia così simile. In realtà questo perché è sempre avvenuto nel mondo, quindi non esiste una cultura altra o una cultura diversa. No, ne parlavamo ieri, sono tutti come i canti per la morte o i canti della vita o il canto del lavoro, il canto sacro, è tutto funzionale alla vita. L'uomo si è spostato, si sposta, e quello che diceva Patrizia è straordinario, che questa ragazza di 20 anni porti la sua consapevolezza, il suo sapere a Cambridge, e quindi probabilmente domani in quest'area non si parlerà più questa lingua, ma a Cambridge nascerà un polo universitario, una collettività, una comunità che utilizzerà questa lingua
per farci fra 20 anni il nuovo rap americano nelle strade di New York. Questo è sempre accaduto ed è così che dovremmo comportarci sempre di più, perché se noi oggi abbiamo questa chitarra che io con orgoglio e posso dire che è una chitarra calabrese, in realtà lo dico perché devo dire qualcosa, ma veramente non è così, perché non è uno strumento solo ed esclusivamente calabrese o totalmente calabrese. Una cosa non nasce e non muore mai nello stesso posto, nasce, il vento la porta ovunque. La fisica quantistica dice che quando una scimmia in America Latina ha cominciato a sbucciare una banana, la stessa cosa è avvenuta in Africa. Quindi siamo legati. Connessi. Sì, quindi voglio dire, la cultura altra non è altro che la cultura che probabilmente 3000 anni fa è venuta qui, ci ha portato questi strumenti, noi li abbiamo acquisiti, li abbiamo calabresizzati, li abbiamo usati per le nostre esigenze, è rimasto questo, dopo 2000 anni loro ritornano e dovremmo dirgli prego, entrate, continuiamo lo scambio. Se volete acquistare il libro di Patrizia Giancotti, Filoxenia, è lì, potete prendere, secondo me è un'ottima guida per andare in giro poi domani. Buonanotte a tutti e buona giornata. Quando i suonatori, soprattutto i suonatori di chitarra battente, andavano a portare la serenata, no? Quindi gli intavano una buccia. Lo facevano con i compari, con gli amici di suono. E quindi poi ognuno chiedeva al suonatore di passare dai familiari, dalla zia, dalla madre o dalla donna amata, quindi una serenata diventava poi una nottata dove si mangiava, si entrava nella casa e si beveva. Alla fine di tutto questo, se erano tutti d'accordo, probabilmente se non erano d'accordo con la serenata, si scappava e si andava un'altra volta. Ballo di confetti. Come? Ballo di confetti. No. E quindi era semplice che arrivasse l'alba, il suonatore era stanco e camminando per strada, proprio per diminuire e far diminuire l'adrenalina tutta la nottata, si faceva una passeggera. C'era una suonata che lui faceva al ritmo del suo passo e quindi è proprio una ninna maschile.
ballare o simulare ciò che non si sa ballare. È semplicemente un bisogno fisiologico, muovetevi, questa è la pancia di una pecora.